Bello è l'amore, bello è l'amore, è così forte che ti scoppia il cuore. Bello è l'amore, bello è l'amore, quando ti piglia non ti faci campare. Hey! Sua disposizione. Sì, la ringrazio intanto che avete voluto leggere queste pagine che per me mi fanno ritornare a quei tempi. Intanto vi ringrazio per l'invito che ho ricevuto, anche per mi ha permesso di tornare in questo bellissimo posto che io conoscevo, forse non mi ricordo se addirittura lo inaugurammo, non so quanto è questo paese. 25 anni fa. No, allora io arrivai dopo, 20 anni fa di sicuro. Però veniva sempre con grande piacere qui, perché d'altronde mi era stato detto che questo circolo che voi dirigete, il professor Contante della Sapienza, è uno dei più importanti della provincia di Reggio Calabria. E di questo diciamo è un grandissimo piacere, perché significa che forse ancora c'è speranza, tenendo conto che il livello culturale in Italia negli ultimi anni è sceso ai minimi della sua storia, forse della storia di quando, possiamo dire, non l'Unità d'Italia, perché là solo il 2% sapeva scrivere e leggere, però sicuramente dal dopoguerra in poi, e questo sì. Quindi, professore Cotoneo, vi ringrazio per l'invito, ringrazio il circolo, le associazioni che mi hanno invitato, la professoressa Nicita che così con grande intelligenza e diligenza ha saputo cogliere le parti più importanti del romanzo, o quantomeno ha saputo cogliere il corpo vivo del romanzo, la sostanza viva, il sangue che scorre dentro il romanzo, e la signora Pizzi per magistralmente aver letto tanto calore queste pagine che diciamo questo è un romanzo della mia memoria, cioè questo romanzo tutta la parte è vera. I nomi sono inventati. I nomi sono inventati per ovvie ragioni. Ringrazio Giuseppe per avermi spinto, anche per aver voluto che venissi qui. Sempre un mondo del... Io lo sto presentando in tutta Italia questo romanzo. La prossima settimana, tra 15 giorni, sarò a Bologna. L'ho presentato in altri posti, Milano, Arezzo, poi entro a Firenze, Napoli, a Roma l'ho presentato già. La Camera dei Deputati, che con mia grandissima meraviglia ho trovato un mare di gente che là mi dicevo lì, i portieri che ogni volta si dovevano sedere loro per fare un po' di numero, ma quel giorno, quella sera non c'erano posti. Era un romanzo che io per 40 anni ho evitato, ho iniziato a scrivere 20 anni fa, poi sono le cose che capitano, cioè uno fa tante cose nella vita, fino ad allora facevo il politico a tempo pieno, il militante. Penso che c'è anche questa forma di disprezzo verso i politici e poi ci siamo ridotti a come siamo, insomma. Poi la mancanza di politica ci sta riducendo veramente. Ma facciamo il militante politico. È una figura che non esiste più, anzi alcune volte viene guardata anche con disprezzo quasi. Ma noi vivevamo esclusivamente per la politica. Eravamo militanti a tempo pieno. Cioè noi studenti universitari, cioè 20 anni fa, no, ero già avanti. Ma quando racconti i fatti, no, eravamo militanti pieni, cioè noi vivevamo esclusivamente per fare politica, per entrare in tutti i processi in cui c'erano questioni di lotto, altre cose, noi entravamo, avevamo la nostra ideologia, che forse la caduta e la perdita delle ideologie forse la cosa più catastrofica che ci sia stata in Italia. E quindi ho evitato perché Messina, non so chi di voi ha frequentato l'università di Messina, ma comunque Messina fu un'università particolare, gli anni soprattutto 75-80, quando io racconto il romanzo, Messina era il centro
di tutta una serie di avvenimenti che influenzavano l'Italia e che quindi ci trovavamo lì, alcuni di noi, che eravamo una minoranza, sì, estrema, ci trovavamo di noi in un mondo di cui dovevamo decidere se continuare a fare politica poteva portare anche rischi di vita e, diciamo, oppure non fare nulla, cioè cercare di vivere come gli altri ci permettevano, di vivere, anche se non è che venivano e ti imponevano nulla, ma i meccanismi erano dettati da altri, materie, università, scuole di specializzazione, era un po', nessuno se ne accorgeva perché i più vivevano una vita ritirata, stavano negli appartamenti o all'interno della casa dello studente, che era una zona off-limit, come dicono, cioè la casa dello studente era una zona di extraterritorialità, cioè lì dentro succedevano e sono successe delle cose. Io ci ho vissuto 6 anni, tutto il periodo della tutta la mia esperienza di studente l'ho vissuta dentro la casa dello studente, per cui quelle dinamiche le ho viste tutte. Non volevo scriverla perché la tragedia che c'è stata in fondo è poco conosciuta per quanto riguarda questo aspetto, l'aspetto della faia, non le altre. E l'ho fatto perché 3 anni fa, passando, era da molto che non andavo più a Messina, dopo aver vissuto 10 anni a Messina, il periodo più bello in fondo della mia vita, che ho passato a Messina, una città gentile, calma, a guardarla dall'esterno, dove non c'è mai freddo a Messina, mai. E nello stesso tempo, passando da lì, per caso, davanti alla casa dello studente, l'ho vista chiusa, con un tavolaccio che cadeva davanti alla porta dove noi entravamo e uscivamo, e mi sono fermato e l'ho visto, dico, ma cioè, che cos'è il mondo? È come se non ci fosse mai stato nulla lì, e non era così. Messina era una città, dal punto di vista degli studenti universitari, dove erano accaduti fatti di una gravità enorme. Uccisione di studenti, uno tra tutti, che era un amico anche, Luciano Sansalome, che era il Grifo ed era di Lope, figlio unico, bellissimo ragazzo, che è morto ammazzato a colpi di rupare, non si è mai saputo nulla. Più altri ferimenti di gente, soprattutto molti della Ionica, elementi gravissimi, gravi, dove c'era una concentrazione di, diciamo, dell'emanazione di famiglie di 'Ndrangheta, della provincia, soprattutto della Piana, cioè, che lì c'era un'estroflessione, come se loro si riflettessero, si mettessero a villa e si piegassero con un corpo e riflettessero loro stessi a Messina, con un controllo totale di tutto ciò che a Messina si muoveva. E che in quegli anni anche, diciamo, la versione fascista era una delle più pericolose che c'erano in Europa. Non sempre, anche se non ci sono state cose, però basta dirvi per esempio che il giudice Occorsio a Messina venne, io lo conobbi lì a Messina, venne a Messina perché lui pensava e riteneva che Messina fosse il centro delle versioni nere in Italia. Una cosa strana, non si sa. Ad Arezzo un professore universitario che mi ha presentato il libro mi ha detto, ma lei, profondo conoscitore, studioso dei meccanismi di quel periodo, parliamo post 68, siamo 75-80, quando in Italia eravamo già a 10 anni di quello che gli altri chiamano terrorismo, ma di fenomeni di lotta armata, diciamo, è più corretto dirlo, e eravamo già a 10 anni, non a 2 mesi, a 10 anni, cioè le Brigate Rosse in Italia avevano già 10 anni di attività, in AR avevano 10 anni di attività, bombe da Piazza Fontana in poi, a Brescia, a Bologna, a Gioia Tauro, in ogni parte, e questa era
quella situazione che lì c'era. Eppure mi diceva questo professore, dice, lei è il primo libro che lei scrive su tutto ciò che è successo, o quantomeno che cerca di scrivere sugli anni 70 nell'Italia meridionale, messina in modo particolare. Dal punto di vista di Loffo, comunque, qui ci furono, anche se non sembra. Si era già uscito, per esempio nella Locride qui, c'era un forte movimento di contestazione e di lotte politiche, c'è stato poi dopo il 68, 69, 70, 71. Messina invece ci fu un accumulo di soprattutto versioni che nascevano da chi arrivava dalla rivolta di Reggio Calabria, che fu esclusivamente una rivolta che preparava, doveva preparare un colpo di Stato in Italia, non è che fu altre cose. Tutte le altre cose che si scrivono, che preparò un colpo di Stato in Italia, doveva preparare, tentato, non riuscito, ma tentato, quello di Valerio Borghese, parliamo. Chi si ricorda di queste cose sa di che cosa parlo, no? E come eravamo noi militarizzati nella provincia di Reggio Calabria, perché Reggio sì, era, c'era una forte componente che reggeva la rivolta di Reggio, mafia, massoneria, fascisti, la provincia voi sapete che eravamo tutti antirivolta, o almeno nella piana noi eravamo tutti contro la rivolta, perché capivamo che si stava deviando il discorso, come succede oggi, quando diciamo che ci tolgono il lavoro, mentre effettivamente in sostanza in Italia la difesa che c'è è delle famiglie ricchissime. Oggi pure il Papa diceva che in Italia ci sono non so quante, 60-70 famiglie che controllano il 70% della ricchezza nazionale. E nessuno discute su questo, discutiamo poi su vedere se dobbiamo togliere il bene o altre cose. Per tornare, diciamo, successe, e lì eravamo in questo contesto, e Messina aveva questa connotazione. Se voi pensate che negli anni 71-72 il presidente dell'opera universitaria era D'Ostino, quindi voi capite qual era la cosa, che cosa, che controllo assiduo, che non è che era un controllo solo per le materie dove si controllavano veramente, dove c'erano i professori che pur di restare in Santa Pace le scuole di specializzazione a 25 milioni per entrare nelle scuole di specializzazione, ma c'era la costruzione del policlinico universitario di Papardo, che era lì il vero problema, dove erano controllati da chi lì era l'estroflessione. E poi quell'anno, l'80, fu l'anno in cui successe una cosa in Italia, sostanzialmente successe la sconfitta totale di quello che era la sinistra, il Partito Comunista, e l'esplosione oltre i confini della provincia di Reggio Calabria delle famiglie di 'Ndrangheta, l'80 che determinò questo fatto, che dopo, e sono tuttora, secondo gli ultimi, come parla, 'Ndrangheta è la più potente organizzazione di 'Ndrangheta che c'è in Europa, se non nel mondo. Ecco, questo era il periodo per dire dove noi eravamo, in quale eravamo, che cosa eravamo capitati. Là eravamo in 5-6 che sostanzialmente avevamo pensato che per farlo, per certi aspetti io nel romanzo lo dico, scendemmo quasi al livello di quelli, nel senso di essere quasi uno di noi, che era quello che ideologicamente era il più convinto, il più deciso, quello che sicuramente già aveva fatto azione insieme, perché noi ci eravamo formati tutti nel nord Italia, o quantomeno da Roma, insomma, eravamo quelli che noi a 14 anni eravamo già militanti politici, per intenderci. Io il primo comizio in cui il maresciallo dei carabinieri di Seminara mi fece saltare dal palco a Seminara, avevo 17 anni, allora non mi ricordo che cosa c'era nel 69, forse era una questione dell'aborto e altre cose, che noi ridavamo in piazza e il maresciallo venne mi fece saltare, quindi eravamo giovanissimi, eravamo quella la formazione militare. E uno di questi è successo un fatto. Da dove, perché noi che cosa successe anche quell'anno?
o in quegli anni, che lo Stato, attraverso la riforma del sistema sanitario, l'introduzione del sistema sanitario nazionale e delle università, permetteva a tutti, senza guardare né classe sociale, né di entrare alle università. Cioè non c'era nessun ostacolo per entrare all'università in Italia in quel periodo. Io mi ricordo che quell'anno in medicina entrammo in 400 solo Messina. Ora avete visto che è tutto l'inverso, si sta arrivando alla privatizzazione della medicina in Italia, della sanità in Italia, attraverso, si è partito col numero chiuso nel 2001, 2002, perché il numero chiuso sostanzialmente serviva per questo, perché chiudendo il numero, loro dicono, per specializzare meglio, per dare, in effetti il numero chiuso è servito e serve solo per portare a quello che ci stanno portando, la privatizzazione della sanità. Non ci sono medici, chiudiamo gli ospedali, perché tutto il sistema è questo, risparmiamo, intanto le grandi cliniche private, i grandi ospedali privati, le grandi, sostanzialmente sono quelli che quando escono il numero di specializzanti o specialisti dalle varie cose, che ne escono 5-6 l'anno in alcune branche, se li prendono loro, e quindi sostanzialmente sta scomparendo il sistema sanitario nazionale attraverso questo. Noi invece lo Stato ci permetteva di entrare, c'era il presalario, 500.000 lire, chi si comprava a 500, chi faceva altre cose, ci davano queste cose, che poi era giusto. Il presalario era, soprattutto ti davano questa possibilità, poi te lo cacciavano quando tu, arrivato al terzo anno, non riuscivi a raggiungere certi obiettivi, che dovrebbe essere questo il sistema, non quello che tu blocchi prima e poi. Sostanzialmente era questo. Quindi lì arrivavamo chi? Arrivavamo gente della provincia di Reggio Calabria soprattutto, perché in Calabria non c'erano università, quindi andavamo o a Messina o nel nord. Questo era lo studente universitario che usciva da un miglioramento della situazione economica in Italia, e quindi le famiglie, quasi per liberarsi di dosso e scrollarsi, come nel caso mio, di mio padre che era un contadino, e lo stesso mia madre, quindi era quello di mandare il figlio all'università, di dimostrarlo, come dire, ma in fondo mio padre, la mia famiglia che veniva da 200 anni di schiavitù presso una nobilissima famiglia di Seminara, era quello di dire, insomma, anche noi possiamo partecipare a questa cosa. Ecco, arrivamo lì e arrivamo con le nostre, eravamo tutti però più o meno, avevamo tutte quelle idee. E quindi successe questo. Il romanzo, come avete detto, è un romanzo che fondamentalmente è contro il pensiero di Andrea. A me me lo presentano all'altro. Lo presentano il magistrato della DDA a Reggio, a Palmi, una sera venuto uno dei più temibili, uno che conosce benissimo il fenomeno, ed è venuto soprattutto a dire questo, il dottore Di Palma, di questo romanzo che esce fuori dai canoni, perché questo era il mio obiettivo, ed diciamo si incune, va contro il pensiero di quello. Io non giudico, come è stato detto in tantissime, anche stasera, come avete detto voi, io non giudico, non entro nel giudizio, non posso. Però io ho vissuto una fase in quella maniera raccontata, non è quella di Seminara. La Seminara negli anni 68-73 ebbe una faida terribile, di cui le conseguenze sono oggi che il paese non esiste più, è spopolato. E quelle faide non erano esclusivamente faide in cui uno si doveva vendicare, perché no. Il concetto della madre, tutti si soffermano sulla madre, su quel colloquio violento che ebbe la sera dell'uccisione, che è vera, perché me lo raccontò lui questa cosa, quando ancora c'era. E mi raccontò la sua meraviglia, non la sua meraviglia, come possiamo dire, il suo dolore nel dirmi della madre che quella sera si scagliò quando si riunirono, perché così, purtroppo.
dire chi è stato, là diceva, se lo dicono tra di loro oggi che quello è stato quello, e si scagliò quando uno dei fratelli disse, ma noi abbiamo l'IVA in terra, perché questo è il termine, cioè, oggi manda l'IVA, noi decidiamo come fare, uno tutti i loro chiede l'IVA, e la madre si scagliò, ma vedete, molti dicono la madre che trascina i figli, non è questo, no, la madre aveva due alternative in quella situazione, due alternative. Non aveva, perché questo è un mondo terribile, quello era un mondo terribile, ma anche ora, in uno stato che ti lascia solo e in balia a nulla, c'erano due possibilità che aveva la madre, o quella di dire domani, domani, ci prendiamo tutti e scompariamo, come è successo, l'intera famiglia, oppure dice, se abbiamo... come possiamo dire, le risorse umane e la capacità, rispondiamo con la stessa violenza, per riaffermare il diritto di starci. È negativo. È negativo, però la cosa era che se ne dovevano andare, perché le dinamiche in un contesto di quel tipo... Allora, le faide non sono faide, io le considero così, non sono faide di dramma. La dramma è un altro meccanismo che se poi... forse poi si inseriscono come il fratello quando lo chiamava aggiustava i fatti, ma all'inizio può anche non essere un fenomeno di grande. Allora io non l'ho fatto a dare giudizi di condanna, la madre però veniva da esperienze dove sapeva già quali erano stati, quanto fu distruttivo il fatto che la sua famiglia già era passata attraverso questo meccanismo. Ma lei non ha pensato di fare, e poi il dolore, cioè questo fatto è venuto nel romanzo poche volte, è stato, ma la figura di Nicola, Nicola è anche centrale in questa cosa, perché Nicola subisce tutto un processo particolare, lui era un ragazzo che in fondo non era nemmeno lui destinato a queste cose, era destinato ad altro. Ma nel momento in cui è successa una certa cosa, Nicola ebbe un processo di maturazione, diciamo, in modo negativo della cosa, e fece delle cose terribili, terribili, perché anche lui entrò nel meccanismo sì del pensiero della madre che gli disse in quella maniera. Cosa vuoi dire? Per un figlio. Diciamo, però lui non poteva, non lo so, forse questa cosa di Nicola io l'ho scritta perché, ma lui subì anche lui un processo che sapeva che non poteva fare a meno, lui ecco, viveva perché, però non era, diciamo, perché lui era, ma divenne nel corpo, sapendo che i suoi atteggiamenti e la sua capacità forse avrebbe salvato la famiglia. Poi questo amore straordinario tra il protagonista e questa ragazzina che lui aveva conosciuto proprio in quei giorni, tra l'altro, prima, e che cercò un fine in fondo, senza però, come possiamo dire, lei stava lì, la secondo era questo amore forte che sentiva per questo ragazzo, ma nello stesso tempo sapeva che difficilmente sarebbe riuscita a modificare, e gli sta cercando sempre fino alla fine, fino a che non successe quello che può succedere, logicamente il romanzo, quella parte del romanzo in cui mi sono liberato delle cose in altre maniere. Io lo presenterò ancora a Messina, l'ho già presentato. Mi hanno chiamato da una facoltà a presentare. Questo mi piace moltissimo, perché discutere di Messina, di quel periodo che è passato gran parte in silenzio, a parte gli scandali che lì ci sono stati, la questione dell'uccisione di Bottari, che era un gastroenterologo, che era il genero del rettore, tra l'altro, nel 91-92. E mi piacerà andarci, cioè,
andrò, penso, o a fine dicembre o a febbraio, quando inizieranno nuovamente i corsi, a discutere con gli studenti e con i professori. E spero che anche lì uscirà una bella discussione su questo mondo di Messina, che, vi ripeto, era un mondo a parte, però era un mondo di una pericolosità, ma di una pericolosità. E, diciamo che io mi sono laureato, quando mi sono laureato nell'Aula Magna vennero, c'erano almeno 300 studenti che vennero a vedere la mia laurea. E perché noi eravamo diventati anche, per certi aspetti, garantivamo alcune cose. E mi ricordo che quando mi laureai dentro quell'aula ci fu un pianto. Perché significò una certa cosa. E mi è piaciuto scriverla, perché non volevo che cadesse nel dimenticatore. E la porterò in tutta Italia questa cosa, perché è giusto che... Ma tutto nasce perché ho visto quella casa dello studente cadente. Cadente. E davanti quell'atrio sono successe cose che adesso sono inimmaginabili, eppure sono successe. Una gravità, detto se la notte si sparava, è successo di tutto. E questo è il significato di questo romanzo, che è molto reale. Logicamente io scrivo romanzi storici, in questo sì, è un romanzo storico, però in questo ho voluto, ecco, dire più, qualcosa in più. Voi sapete che i romanzi storici, qui c'è Vincenzo, sapete che i romanzi storici sono un genere letterario difficilissimo, difficilissimo. Chi scrive romanzi storici in Italia sono pochissimi, anche se non appaiono. Perché il romanzo storico ha delle regole precisissime, di cui tu, se sbagli un attimo, diventa una cosa da nulla, superflua. Diventa cronaca che uno può... Ecco, e in tutti i romanzi storici che ho scritto, prendendo argomenti particolari, ho trattato quasi tutti i secoli, partendo da Leonzio, il 300, il Gran Capitano, il 500, Artemisia, il 700, la Terra Rossa, la fine tra l'800 e il 900, questo, gli anni... gli anni 70, perché i romanzi storici hanno... è difficile, difficile, quando tu ti devi mantenere, è come un sacco. Uno ha un sacco, lo riempie come vuoi, però fuori dal sacco non puoi andare, perché se vai fuori dal sacco non sei più in quel contesto di pensare, sei in un altro mondo. Ecco, ecco, questo è l'opera degli ulivi, cioè questi straordinari alberi che sono un tutt'uno con la nostra vita, che partecipano alle disgrazie, partecipano, sono capaci di generare sentimenti, danno sentimenti. Ed è la prima cosa che io, conoscendo, ho visto, perché sono nato in una campagna dove eravamo isolati, dove l'unica cosa che ci faceva compagnia erano questi giganteschi alberi d'ulivo, che determinavano, nei secoli passati, determinavano la vita e la morte, perché se c'era un olivo si mangiava, se non c'era un olivo come quest'anno, se non c'era, non si faceva olio come quest'anno, dove in 10 giorni la moscola aria ha distrutto tutto quest'anno, non si mangiava, allora si doveva fare altro. E quindi era giusto anche che si rappresentassero per i motivi. Poi per i piedi hanno un'unicità. Sono come gli altri, sono grandi questi altri. Sì, sì, certo, sono, è una cosa particolare, non c'è nessun'altra parte d'Italia. E questa è stata la disgrazia nostra. È stata la disgrazia nostra perché il fatto di essere alti, nei secoli passati, la raccolta veniva a mano. E veniva a mano e andava da ottobre a maggio.
E tu quando tu dovevi aspettare che cadevano, quindi eri legata al vento, alla pioggia, alla maturazione. E questo che cosa significa? La maturazione significa che quando cadevano venivano contaminate dalla terra e quindi veniva l'olio veniva a degradazione altissima, l'olio lampante, no? Lampante perché si usava solo per le lampade. Non c'erano le rete qua. E c'erano, erano, si raccoglievano, perché non potevi batterli. Quando ci fu la questione, a Senara si pose una questione nel 1768 con Domenico Grimaldi. Tra l'altro i trappeti erano trappeti romani, cioè loro avevano una mola in cui sotto la ruota andava poca roba, venivano schiacciati poco, per cui arrivava molta morchia e poco olio. Era una disperazione. Poi Grimaldi vide in Provenza il nuovo trappeto che aveva un sistema che la mola la metteva, portava tutta la pasta, quella che veniva chiamata la pasta sotto. Io sono un figlio di Frontoiano, lavoravamo di notte, quando cadeva l'oliva avevamo, e poi quando facevamo l'olio ci veniva 20-25 gradi, immaginate. Era buono solo per le lampe. E fu la disperazione. Tutto cambiò quando ora, perché ora si batte, si muove, si porta e su si viene olio mezzo discreto. Ma sostanzialmente quello fu per secoli era la rovina da una parte. Era olio per le lampade, noi fornivamo olio a Parigi, a Londra per le lampade, eravamo noi che davamo l'olio a loro per accendere le lampade, e ai saponifici di Marsiglia dove si faceva l'olio, partiva da Scilla e portavamo l'olio lì. Era, però per noi era il ciclo della vita, quello era il ciclo della vita. E lì dentro e sotto sono successe tragedie immense. Ecco, questo è la parte. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Indubbiamente. Prego, dottore D'Arco. Un pochettino. Sì. Intanto volevo dire al dottore Gioffre che non siamo alla Camera dei Deputati nella sala di Teiotti. Però era da parecchio tempo che per una questione culturale questa sala che ha 106 posti non si riempiva così. E io vi ringrazio immensamente. Quindi lo ringraziamo anche perché abbiamo chiamato l'appello e sapevamo e abbiamo la conferma oggi che c'è una voglia di riscatto culturale perché viviamo in un periodo di impasse in questo paese e non soltanto questa fascia ionica che ha bisogno di essere svegliata. Tutta l'Italia meridionale. Perché altrimenti non ne usciamo. Prego, dottore De Angelis. Concordo, io prendo questo ruolo per cui e quella sala è piena. E io sono d'accordo che è un romanzo storico molto difficile perché ci deve essere la conoscenza, oltre la conoscenza la scientificità di quello che si dice soprattutto nel periodo, anche se qualche cosa si può inventare sul romanzo, però poi la parte più importante deve essere storia e non cosa inventare, quindi ci deve essere proprio una proprietà di conoscenza quantomeno del periodo. Io ho vissuto parte di quel periodo, se tu ti ricordi, partecipavo anche a quelle riunioni di politica assieme a Franco Pinola, Rocco Mustica ed altri, quindi. Però ricordo che a Messina c'era questa predominanza della destra e c'era anche qualcuno andava in Grecia dai colonnelli, diceva sempre questo, ed era divisa da una parte come noi che ci dedicavamo di più alla politica, ai diritti dello studente e tante altre cose, e poi c'era una parte di persone che erano filo ndranghetisti, che erano quelle magari che sparavano, che facevano altre cose, quindi c'era questa netta divisione. E ricordo anche purtroppo per l'omicidio che tu hai citato, eravamo tutti a Messina ed è venuto
cioè siamo stati proprio la conoscenza di questo omicidio per noi è stata proprio una tegola addosso, perché tutto si pensava tranne a una cosa del genere. Quindi avevamo dentro di noi quella lotta di, per i diritti dello studente, che come oggi purtroppo non esiste più. Il 68 che cosa ci ha dato? Ci ha dato quella capacità di ribellarsi, che oggi io devo dire la verità, nei giovani, nei miei figli non vedo. Si spendono tanti soldi per accedere all'università in medicina, perché bisogna fare corsi preparatori, andare nei privati a pagare da 8.000 a 36.000, perché queste sono le cifre che si pagano. Quindi voi pensate, una famiglia con 1.000 euro, 1.200, 1.300 di stipendio, come fa a dire al figlio vai a scriverti in medicina, che una volta era l'orgoglio di un padre ad dire mio figlio studia medicina e mio figlio è diventato medico. Oggi purtroppo hanno tolto a questo padre anche questa possibilità e nessuno parla, nessuno si lamenta. E sono d'accordo che quella specializzazione, che un tempo quando a 40 anni, se tu ricordi, qui erano primari e nominari, oggi non è più possibile, perché questo tipo di specializzazione, che non serve a nulla secondo il mio parere, perché un conto era la specializzazione come si faceva una volta quando si iniziava nell'ospedale sul campo, e tu andavi a Roma, facevi l'esame per l'idoneità primario, poi facevi il concorso e davi il meglio di te stesso nella piena giovinezza, che verso i 40 anni, meglio tra i 30 e i 50 anni dai il massimo, a 50 anni poi inizi a vedere se ha pagato il mutuo della casa, come sistemare il figlio, tutt'altra cosa. Quindi oggi viene tolto proprio l'essenza di quel periodo di giovinezza che un medico può dare ad altri. Purtroppo hanno voluto così, speriamo che la cosa possa cambiare, non continuare così, cioè di avere un cambiamento e non una continuità di questo sistema. Quindi me lo auguro. Io il libro non l'ho letto, però non so se ho capito, e questa è la domanda. Se un ragazzo, di solito nei nostri paesi, nei piccoli centri, ci sono quelle famiglie che sono chiuse, e in quelle famiglie chiuse è difficile che il figlio possa accedere a un'apertura universitaria. E qua mi pare che tu parli che questo, che apparteneva a una famiglia dove la madre si faceva quel discorso, eccetera. Ecco, qual è stata la forza di questo figlio a cercare di aprirsi? Perché allora in Italia, diciamo, la discussione politica era fondamentalmente era il pane quotidiano, cioè tutto ciò che si muoveva era politica. E quindi noi ragazzini, noi giovani, tu ti ricordi, noi già nelle scuole, nei licei già eravamo, come possiamo dire, ideologizzati. E perché allora in Italia il senso della conquista di qualcosa, il motivo di pensare che dovevamo ottenere qualcosa, e che certo era il riflesso, partiva dalla Francia, l'Europa, l'Italia, e era un modo di pensare, di ragionare, la scuola ti permetteva, cioè nella scuola si studiava, c'erano professori, gran parte che uscivano anche dalle lotte di resistenza, o quantomeno uscivano da un brodo culturale dove subito dopo guerra, insomma, c'era uno schieramento preciso. E noi eravamo quelli, cioè noi discutevamo, la scuola era quello che ti permetteva di formare, soprattutto dopo la riforma del 68, no? Ti permetteva di discutere, di mettere in discussione tutto ciò che tu avevi innanzi, e per farlo ti dovevi comunque dotare di strumenti. Quali erano? Saper leggere, non mi sembra una banalità, è difficile oggi saper leggere, senza voler andare avanti, perché questo è l'unico mezzo. Noi leggevamo libri, Hemingway,
Io a 14 anni ho letto tutto Hemingway. Ora sanno che Hemingway, sanno, se lo guardano su Wikipedia, quando è nato, quando è morto. Ma il mio primo romanzo che io ho letto è Perché suona la campana. No, dove là? La guerra civile spagnola. E poi guerra, quando addio alle armi, romanzo bellissimo. Allora voglio dire, noi eravamo questi, perché era tutto l'humus che ti portava. Ora è al contrario, ora ti dicono non leggere, segui le parole d'ordine che ti arrivano, banalità estreme, che io mi vergogno anche di, a volte di aprire la televisione, di sentire quando si dice, no, parole dell'altro mondo. E c'era un'organizzazione che adesso manca completamente, cioè c'era di qualsiasi sezione, non solo quella del PC, ma i socialisti, i democristiani, i liberali, i repubblicani, il movimento sociale, erano scuole di formazione, dentro si discuteva, si leggeva, si parlava di quello che stava succedendo nel paese, se eravamo in un piccolo paese, oppure delle cose in Italia. C'erano tutte, perché ora mancano, ora siamo stati capaci. Ci sono i social. Siamo stati capaci di farci, permettete, insomma. Però, insomma, qua si parla e non si parla del nulla, cioè si parla del reddito di cittadinanza, che è un'idea geniale, ma che se uno va a guardarla dentro, o si parla, non so se la flat tax la portano avanti, non so che cos'è questa cosa, non ho capito, ma se uno ci guarda dentro, poi vedi, dice ma che cos'è questa qua, sì, e che cosa ti porta, cioè qual è per un paese come noi, nella mia parte i paesi stanno spopolando tutti. C'è una previsione che nella zona da Seminara fino a Delia Nuova, che è quella la fascia, entro 20 anni non ci saranno più nessuno. Come la combattiamo questa cosa? Conviene? Sì, conviene. Perché noi diventiamo mercato. Attraverso il reddito di cittadinanza diventiamo mercato, cioè danno un finanziamento a qualcuno, perché poi bisogna vedere come. Questo se li prende che cosa fa? Cioè qual è l'altra cosa per dire... Creiamo che cosa? Un'agricoltura di elite, un'agricoltura biologicamente, che cosa creiamo? Un'industria? Cioè io, la mia paura è questa sinceramente, da vecchio, questa, lavoro negli ospedali, stiamo diventando mercato. Allora la cosa qual è? Si vantano, fanno vedere, avete visto in Veneto è successo quello che hanno ricostruito subito. Per dire, vedete, noi siamo quelli che non ci contiamo i soldi, ma ci mettiamo, ci aggiustiamo le maniche e che cosa? Il Veneto come arriva ad avere quella distruzione? L'oro perfetto, voi siete andati in Veneto ultimamente, tutto perfetto, tutto perfetto. Una sanità che è all'occhiello, le strade non trovate una, le strade pulitissime, Eppure come che succede che piove per un'ora in più e gli allaga tutto? E dice, no, vedete, è temperenza di loro. E là subito intervengono, fanno, no. Ma voglio dire, che cosa diventiamo noi? Mercato. Solo mercato, consumatori. Noi diventiamo consumatori e basta, di sanità. È inutile questa barzelletta sulle sanità. Cioè, qual è la volontà qui? Possibile che da 12 anni... Io ora scura, poi cambiare scura, mettere un generale di ex generale di carabinieri che non capito cosa faranno, no? Se non vanno nel cuore, perché io l'ho visto il cuore, no? Essendo stato commissario dell'ASPR di Reggio Calabria, il cuore l'ho visto. Ma se voi non entrate lì dentro, perché non volete entrare, perché non è possibile che in provincia di Cosenza c'è un circuito di cliniche private che ormai dà risposte al pubblico, nella provincia di Reggio Calabria non c'è nessuno, e a Catanzaro abbiamo, diciamo, nella sventura la migliore sanità della provincia della regione Calabria. Allora cosa significa questo fatto? Perché ci hanno condannato a essere mercato?
il reddito di cittadinanza va verso questo, perché ti dà il dovuto tedesco, invece tu poi vai, no. Se non nasce una coscienza, come sta uscendo in altre parti, no? Piano piano là si arriva, perché anche se sono forme irrazionali, professore, ma là dobbiamo arrivarci, perché io non penso che non possiamo morire, insomma, senza far usare un pochino il cervello. In Francia ieri c'è stata quella cosa, a Torino, attenti perché quella cosa di Torino è stata una cosa pericolosissima. Io l'ho scritta questa cosa. A Torino, quelli che nascono dal nulla di colpo e si mettono a raccogliere 40.000 persone dal nulla, là avevano dei grandi cartelli in cui c'era Cavour. Voi non lo sapete questo. Nella piazza esaltavano il sistema sabaudo di efficienza. C'era Cavour, Vittorio Emanuele II, e Pininfarina e l'altro, quello che è morto a pesce in faccia. Perché quella è una delle azioni più indegne che sono state fatte. Cioè lui, hanno scoperto che stava morendo e immediatamente l'hanno sostituito, dopo che gli ha fatto, che alla fine gli ha fatto fare quell'azione di svendita totale del patrimonio italiano portandosi in America. Appena hanno visto che non valeva più, bene, là c'erano queste simbole. E sapete cosa voleva dire quella simbologia? Avete capito cosa voleva dire? Quella simbologia diceva, noi qui siamo questi, noi non siamo né meridionali né... Perché tu, se no, perché devi citare Cavour, che parlava solo il francese, Cavour? Cavour non parlava italiano, parlava il francese. E Cavour per l'Italia, non ho capito lui o per Emanuele II che cosa hanno fatto per l'Italia, non lo so. Comunque dico, se quelle sono le cose e ognuno ragiona per i fatti suoi, dov'è l'Italia? Il nazionalismo, parlano di nazionalismo, parlano di sovranismo, ma il sovranismo... A che cosa serve? E qui mi fermo. Perché serve per proteggere chi detiene il potere. Da chi come noi potrebbe dire, farsi una domanda, ma perché voi dovete avere a Milano la più grande, la sanità più organizzata e noi portiamo 330 milioni l'anno a Milano a curarci e qui ci lasciate così? Questa è la risposta che facciamo. E là ancora fanno Cavour, io li ho attaccati. Fuori di cose, dico, no, quella là, quella è una delle più brutte cose che hanno potuto fare, perché TAV, non TAV, sono cose loro. Tra l'altro, miseri ci hanno detto, se non facciamo la TAV là, con i soldi di là riportiamo nel sud e facciamo l'alta velocità. Quindi se non fanno là, fate noi. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare i movimenti, cioè il meridionalismo però selvaggio, quello di Casile, quello che voleva fare Casile a Reggio. Sapete chi era Casile, no? Casile era un amico mio, anarchico, ammazzato mentre andava a Roma con una macchina insieme a altri. Però lui si poneva il problema, questa cosa che dico io, lui la diceva allora, no, per dire, questo era Cavour che c'entra, o Vittorio Emanuele II, che se la prendono con i giornalisti tacciandoli di prostituzione e loro hanno fondato un regno su questo. Che cosa, perdonatemi, non volevo dire. Però la contessa Castiglione che lavoro faceva? E come fu pagata? Non parlo più, basta, se non vai fuori. Giusto? Cavour, che c'entra Cavour? Che c'entra, sono quelli gli attivi dell'esproprio delle risorse del meridione. Bravo, professore, bravo! Bravo! Bene, e altre domande? Prego, professore Scialappa. Vedi che man mano che riscaldiamo, certo, l'ambiente, gli intellettuali vengono fuori. L'importante è questo è imparare quella cosa. Bene, io voglio dire qualcosa forse di diverso. Al di là della lettura
un saggio del testo del liceo, sicuramente tanto saggio, tanta storia, tanto avvenimento, tante vicende personali. Però c'è un lato che vorrei sottolineare, è quello del romanzo come letteratura. Non possiamo dimenticare che c'è sempre un animo che scrive, un animo che soffre, un paesaggio che si presenta, persone a cui ci si riferisce, e questi fanno parte della coreografia del fondale. Appena ho visto il libro, il titolo del libro, l'opera degli Ulidi, mi sono chiesto: ma che significa opera? Perché un'opera? Che significa? Che struttura c'è? Chiaramente mi è venuto subito in mente l'opera lirica, l'opera come tragedia, l'opera come commedia, perché effettivamente questo poi c'è. E mentre ero qua, ho subito scritto velocemente sul mio note alcuni appunti che vorrei leggere. Cos'è questo titolo? Grande dal significato oscuro, nascosto e simbolico. Cosa lascia immaginare e quale ambito chiude? Quale costruzione vuol progettare e con quale funzione? Mi evoca un mare di ulivi, la copertina, quelli che dominano la piana di gioia, secolari come le tradizioni, aperti verso il cielo di sole e chiusi e ombrosi sotto il vasto cappello di fronte. E l'opera della sinfonia di colori e di suoni, il fondale magico e stupefacente che la natura mette in atto da secoli su questa terra calabra, che crea e intriga rappresentazioni diverse, dove la vita degli uomini ora si perde, ora è perduta, dove sui campi il sudore della fatica si è mescolato col sangue di fatti tragici. Sarà questo quello che lei vuol dire? Se così fosse, Santo Gioffre dimostra una capacità narrativa esemplare. A tante liriche che coniuga bellezza e stupore della campagna, da toccare e da vivere, con la sorte però infetta delle contraddizioni storiche che distruggono le anime ed avviliscono la società. Come è lento uscire da questa situazione. E ricordo che l'Incipit, per esempio, ci introduce al tempo della contestazione giovanile del 68. Mirabile, io la intendo come mirabile, l'ho vissuta, ma violenta, appassionata e vitale, che ha modificato anche alcuni comportamenti retrivi, atavici, individuali e sociali, su cui si esige un rinnovamento di cultura ricca di umanità e di legalità. Non dimentichiamo che nel 1960 Giovanni Arpino scrisse Delitto d'onore. Adesso quella situazione è svanita, non è più riproponibile un fatto di piacere. Nel 65 la vicenda di Franca Viola che rinuncia un matrimonio, non lo fa perché i tempi sono cambiati, e queste sono le novità di un mondo che il 68 ha prodotto. L'altro, la vicenda della Faida, è una storia forte, impegnata, tragica, e il cuore si schianta in un tempo vibrato di spari che non può continuare così all'infinito senza sentire il rimorso o il peso della colpa.
è una storia che ci colpisce, talvolta ci distrugge. Io mi chiedo talvolta che cosa è la letteratura meridionale, la nostra letteratura, i libri che vengono scritti da noi. Sono libri che intingono il sangue nelle ferite più grosse della nostra terra. La nostra letteratura rischia di diventare, spesso se parliamo di questi argomenti, che sono validissimi, vanno accettati, rischiamo talvolta di rimanere provinciali. Perché mi chiedo come mai gli autori calabresi non hanno tematiche che attingono quei fatti attuali, presenti, della questione delle donne, della questione dei giovani, la mancanza del lavoro, la crisi della politica, la crisi dell'economia. Sono tutte quelle tematiche che molti autori moderni attingono e affrontano. L'ultimo libro di Baricco, ad esempio, The Game, e un altro libro, ma sono autori questi che si muovono in un ambito che non è locale, che non è globalistico, ma universale, che attinge al mondo globale. Mi piace chiaramente la letteratura calabrese, è mia, me la sento propria, però sono vicende queste che andrebbero forse non eliminate, ma andrebbero forse superate. Grazie. Intanto lo ringrazio perché ha fatto scritto quello che poi il romanzo fondamentalmente è, e affronta l'ultima parte. È vero, perché si dà l'impressione molto spesso del fatto che gli scrittori meridionali calabresi si annicchiano e stanno chiusi lì. Ed è vero, forse questo è un handicap che noi abbiamo. Però c'è un'altra cosa, è vero. Per molti, io no, perché non sono stato mai legato a questo concetto della vendita e dei soldi. D'altra parte però le case editrici italiane, quando vedono autori meridionali, gli chiedono sempre queste cose. Se è vero che la letteratura diciamo che tratta questi argomenti è quella che in Italia vende di più. Seguivo questa tematica, in una cosa c'era uno che diceva che addirittura parlava di 2 miliardi forse di vendite di libri che hanno questo aspetto. Ma se qualcuno è legato, nel mio caso era che io facevo un romanziere storico, ma questa cosa dovevo scriverla per il prossimo romanzo, invece è un romanzo di respiro nazionale, quando uscirà, se uscirà e quando uscirà. Appunto, non perché sento il peso di questa cosa, no, ma perché è giusto che osservando, vedendo, uno abbia la capacità anche di misurarsi e di dire alcune cose che riguardano anche lo scenario mondiale. Ecco, è una giusta, diciamo, osservazione che lei fa, questo. Ma lei capisce che molto è legato, perché pensi a Saviano, no? Pensi anche a Camilleri, cioè questi hanno spopolato con che cosa? Con argomenti che sono di grande cosa, di Saviano, tutta quell'epopea che c'è, di Camilleri sulla Sicilia, ecco. Perché erano quelli che vendevano di più, erano quelli di cui si era interessato. Però è giusta questa situazione. E secondo me uno diventa un po' qualcos'altro nel momento in cui riesce a misurarsi, a confrontarsi e a vedere come se quello che anche in questi campi scrive, e io nel mio piccolo ho finito uno scritto in cui affronto cose di questo mondo, diciamo. Penso che si possa concludere, non vedo altre mani alzate. Per cui non mi rimane che ringraziare per questa splendida serata che ci avete consentito, intanto come pubblico presente e anche qualificato, perché conosco un po' tutto.
e quindi la speranza non ci ha mai abbandonato. Noi siamo, io dico sempre, pesco di seta nel senso virtuale, che mi faccio scivolare le cose negative addosso e vado avanti. Lo sconforto mi dura 30 secondi, poi il 31esimo riprendo. Ma soprattutto ringraziamo la testimonianza di Santo Gioffre, che ci ha permesso di entrare dentro tematiche che noi sfioravamo, ma non avevamo mai visto all'interno delle pieghe profonde. Ringraziamo la voce narrante e la critica letteraria che è a fianco, che ci hanno consentito di svolgere quell'esperienza.